Spero che regioni e comuni abbiano già organizzato i trattamenti larvicidi per le zanzare. C'è da aver paura Bassetti? Ma Allora, la situazione è preoccupante in Sud America, dove stiamo assistendo alla peggiore eh, epidemia di dengue probabilmente della storia moderna. Eh, record di morti in Brasile, praticamente buona parte degli stati. Allora, dov'è il problema? È chiaramente legato a chi proviene da quei paesi. Ma il problema c'è nel momento in cui arrivano in Italia, perché questi 117 casi confermati, quando sono arrivati qua probabilmente sono arrivati in epoca invernale, dove normalmente le zanzare non è che sono così... Eh, come dire, eh, facili da trovarsi, ma ora col caldo di questi ultimi giorni, cosa succederà? Che se tornerà qualcuno da quei paesi dove è stato contagiato perché è stato morsicato dalla, da una zanzara, noi abbiamo in Italia la zanzara dengue e la zanzara, de, e la zanzara, denga, scusate, la zanzara tigre e la zanzara tigre. È in grado di trasmettere il virus dengue. E quindi cosa bisogna fare? Non si può perdere tempo. È fondamentale lavorare aprile-maggio e anche parzialmente a giugno con insetticidi e larvicidi per evitare che da una parte ci sia il rischio effettivo legato. Non solo alla Ma dengue, perché in Brasile, in Brasile si muore? Uomo? Scusa professore, come mai i casi, eh so, i numeri sono allarmanti, ve li vogliamo ricordare? Guarda qui, in Brasile mi hanno messo questa nota: 3 milioni di casi di dengue in Brasile, eh, che è il paese guida, eh, guida la statistica in America Latina. Oltre 1200 morti in Brasile, ma possibile? Allora, si muore perché si muore? Intanto perché quando i numeri crescono in maniera così spropositata, anche una malattia che ha una letalità dell'1-2%, eh, se hai 2 milioni di casi, avrai evidentemente mille, duemila morti. Perché dipende chi colpisce. Se colpisce le persone, come dire, giovani e sane, grandi problemi non ce ne sono. Se problemi, colpisce persone anziane, magari immunodepresse, può essere anche questa una grave malattia. Per la quale ricordiamolo, non esiste nessuna terapia. Per cui bisogna evitare che questa malattia venga, ed è la ragione per cui bisogna fare prevenzioni. Certo. Da una parte contro le zanzare, dall'altra in alcuni soggetti particolari con la vaccinazione. Grazie, professor Bassetti. E ora...